Parliamo di Babylon, film di Daniel Chazelle che ormai è sulla bocca di tutti, annata 2023. Iniziamo a dire che questo film ha l'intenzione di dipingere un quadro di un periodo storico molto importante per il cinema, di un intervallo di anni che sono stati una pietra miliare per quanto riguarda la storia del cinema, il lasso di tempo che va dalla fine degli anni 20 a metà degli anni 30, l'inesorabile passaggio da il cinema muto in bianco e nero con le didascalie al cinema col sonoro, che è stato quasi immediato, quasi da un giorno all'altro, e vuole rappresentare questo periodo storico attraverso la vita di un gruppo di personaggi che apparentemente non hanno nulla a che fare l'uno dall'altro, ma che vedranno le loro vite intrecciarsi più volte a doppio filo. E iniziamo col dire che questo film mi ha confuso, perché considero la prima parte molto interessante, molto coinvolgente. Questa prima parte che rappresenta lo sfarzo, il lusso, i limiti che si vanno a superare quando appunto sei un attore famoso, importante, e che quindi hai la potenza della fama e del denaro dalla tua parte, e che quindi ti è giustificato ogni cosa, soprattutto in quegli anni in cui il cinema era agli inizi e non si era delineato bene una moralità. Ed è tutto ai limiti dell'assurdo, con alti e bassi tra assurdità, divertimento, cose senza senso. Mentre poi la seconda parte mi ha confuso. Non dico che non mi è piaciuto, non dico nemmeno che sia più lenta. Quell'ultima ora e mezza di film vuole mostrare il lato negativo, l'altra faccia della medaglia, tutto quello che rappresenta il declino e la discesa di persone che non riescono ad adattarsi al cambiamento, riescono ad evolversi insieme al mondo. Probabilmente non hanno dato i giusti tempi per appunto sviluppare tutto il declino tutti quanti. Credo che si siano concentrati un po' troppo su alcuni personaggi piuttosto che altri. Ad esempio, il personaggio di Brad Pitt è il classico attore dalla fama eccelsa, esponenziale nel momento del cinema muto, e non è riuscito ad evolversi, a cambiare. Contemporaneamente anche il personaggio di Margot Robbie vede appunto un'evoluzione simile. Questi due personaggi sono letteralmente al centro della trama e hanno molto più spazio rispetto ad un altro personaggio che secondo me avrebbe meritato molto più spazio, molto più tempo, vale a dire il suonatore di musica jazz. Alcuni momenti chiave della sua vita rappresentano appunto degli elementi, dei momenti molto importanti della storia dell'essere umano e della storia del cinema. Credo che il suo personaggio sia stato gestito in maniera un po' raffazzonata, veloce e troppo superficiale. Se però la storia mi ha un po', confuso, mi lascia un po' interdetto e combattuto, non posso dire la stessa cosa sulla recitazione, perché ovviamente, come tutti sanno, l'ennesimo film caratterizzato da un cast stellare, un cast di attori bravissimi, a partire da Brad Pitt, che ogni volta che era in scena dominava, era il re assoluto, e mi piangevo il cuore ogni volta che lo vedevo, perché realizzavo come lui sia un attore così bravo, che purtroppo ci è stato rubato via una maledetta e bruttissima malattia, perché secondo me avrebbe potuto fare e dare molto di più. Ditemi voi se esiste un attore che è in grado di recitare un personaggio che non è in grado di recitare ed essere credibile. È ancora più accentuata la bravura sia di Brad Pitt che di Margot Robbie per il fatto che il cinema muto, essendo tale, non ha bisogno di una caratterizzazione particolare. L'espressività si limita soltanto appunto al volto. È stato divertente notare come lo sfarzo e la lussuria che magari domina anche gli attori moderni non intaccava la professionalità dell'attore durante il film. Come ho già detto, anche Margot Robbie per me è bravissima, ne sono rimasto elettrizzato, incantato, perché anche lei è in grado di cambiare espressione, cambiare emozione che trasmette nel giro di attimi. Anche se all'inizio mi ero spaventato perché il suo personaggio inizialmente sembrava una versione comunque modificata ma molto molto uguale ad Harley Quinn, perché era un po' svampita, con la testa tra le nuvole. Si scopre man mano nelle 3 ore di film in cui la si va a conoscere che quella era solo una facciata e che il suo personaggio ha una profondità molto molto più grande di quella che si credeva, e che per fortuna ha smentito la mia paura del fatto che Margot Robbie fosse ormai incatenata al ruolo di Harley Quinn. Anche l'attore che ha interpretato il cantante di jazz è anche un altro attore che il cui personaggio fungeva appunto da Virgilio in questa evoluzione, in questa storia che andava avanti, ho apprezzato anche lui, è stato bravissimo nei suoi momenti di fascino in cui guardava il cinema estasiato, innamorato, proprio come lo faccio io, insomma, e anche nei suoi momenti di rabbia, nei suoi momenti di stress. Ora, non dico che il film sia un capolavoro, perché sicuramente ci sono persone che non apprezzeranno il film perché non è nelle loro corde, sia per la lunga durata, come la signora a fianco a me che ogni mezz'ora controllava il telefonino, e anche per le tematiche e il contesto storico raccontato, perché, diciamo la verità, questo film piace principalmente a chi ama il cinema, ma il cinema vero, chi ama le tecniche di regia, chi ama la sceneggiatura, chi ha studiato la storia del cinema, e a questo pubblico che è rivolto il film. Questo film coinvolge, diverte, commuove, colpisce, però oltre a questo ha anche una moralità molto molto forte, anche perché ad un certo punto, proprio perché vuole rappresentare l'evoluzione inesorabile delle tecniche del cinema, si vede proprio grazie al sonoro come la moralità, il punto di vista, l'ideologia, il pensiero del pubblico cambia
e di conseguenza anche gli attori e tutto il mondo intorno al cinema deve cambiare con loro. E questo è il messaggio che viene trasmesso: adattati o muori. Sopravvivi se cambi, muori se rimani fossilizzato e non riesci ad adattarti. Ci sono, diciamo, nel film delle strizzate d'occhio anche a tutta l'evoluzione del cinema, a tutto quello che è stato un elemento che ha scombussolato le reti nel cinema, ha stravolto le basi e lo ha rivoltato come un calzino, dall'inizio fino alla fine, fino agli ultimi prodotti, tutti quelli che hanno osato, tutti quelli che hanno rischiato e hanno influenzato il cinema. E questo messaggio è un messaggio che purtroppo rientra in ogni contesto della vita, perché l'evoluzione è inesorabile, noi possiamo rallentarla ma arriverà sempre. Tu non puoi rifiutare l'evoluzione, che sia industriale, che sia cinematografica, che sia tecnologica. Parliamo dei due elementi più importanti del film: la fotografia e la musica. La fotografia passa da un forte contrasto, grandi colori che ti accecano dalla loro potenza, dal loro forte contrasto, a colori spenti, freddi, duri e di nuovo a colori accesi, ma che non vogliono trasmettere il lusso e la felicità, la forza e l'assurdità dell'inizio, ma vogliono trasmettere il disgusto, il marcio, il lussurioso, il peccato, lo schifo. E ci riescono, anche se sono i stessi colori dell'inizio. Chazelle è stato nuovamente bravo con la fotografia e anche con la musica, perché la musica insieme al sonoro è qualcosa di eccezionale, adatta al periodo storico, al contesto che viene raccontato, e con il suo ritmo, con questa batteria fortissima, la tromba incalzante ti viene da ballare ogni volta che la senti, basta una mezza nota, la riconosci, ti viene da ridere, da sorridere, perché è positiva, contagiosa, ti fa respirare quei momenti di felicità, di lussuria, di assurdità, di follia, vedere questi set che erano un tripudio di casini, di violenza, di urla. Ma come ho detto, non solo la musica, anche il sonoro, proprio perché racconta l'introduzione a gamba tesa prepotente del sonoro nel cinema. Io ho trovato che il sonoro in questo film, i suoni erano esageratamente accentuati, ma è giusto che siano così. Io ho sentito addirittura il respiro quando qualcuno camminava, quando qualcuno si truccava, sentivo proprio il come se stesse nel mio orecchio. Ora, non credo che io sia stato così fortunato da trovare la sala migliore di Napoli con il sonoro più bello. Credo che sia stato proprio il film e sia stata proprio un'idea di proposito inserita nel film, e se così fosse è veramente una genialata. Quindi diciamo che tutto sommato io il film lo consiglio, non è per tutti, però comunque vale la pena consigliarlo. Onestamente io non lo rivedrei di nuovo, per quanto sia veramente curioso di conoscere lo studio che c'è stato dietro questo film. Detto questo, io ho concluso, quindi mettete mi piace se siete d'accordo con me, ma anche se non siete d'accordo, lasciando un commento sia positivo o negativo nei confronti del film, perché dialogare è evoluzione ed è meglio che noi ci evolviamo il prima possibile. E mi raccomando, stay on the web.